Eder. Mech. Pallister. Noi siamo tranquilli. Michele Misseri è già stato scarcerato una volta, è stato da vetrano tanto tempo e non è mai successo niente, nel senso che poi alla fine uno incontra le persone se le vuole incontrare. Anche in un paese piccolo, sai dove andare se vuoi o non vuoi vedere qualcuno. Io non ci tengo particolarmente a incontrarlo, ma se mi vuole dire qualcosa sono sempre rimasto disponibile, così come mia mamma. Il perdono non spetta a me, anche perché non mi è stato mai chiesto. Da parte dei miei zii e di mia cugina non è mai arrivata questa domanda. A Sabrina è così, ma non ho niente da dire, sarebbero loro semmai a poter dire qualcosa a me, sicuramente sarebbe più utile. Per esempio potrebbero fornire i particolari del delitto, che finora è stato possibile ricostruire solo in maniera tecnica, anche se con grande precisione. Il mio rapporto con Sabrina è sempre stato un rapporto normale fra cugini. Si andava insieme al mare, si mangiava insieme alle feste, non ci sono mai stati problemi fino a quel momento, non ho nulla da ridire per quello che è stato il passato. Dopo che grazie alle indagini è emerso tutto, e dopo che lei è stata condannata insieme ai miei zii, non provo rancore verso di loro, c'è solo quella sensazione di quando ti viene lasciato un vuoto. Quando passi dall'avere un rapporto molto buono a poi dover prendere atto di quello che è successo e di quello che è stato fatto. Ma il rancore no, perché secondo me è un sentimento che sfocia molte volte in vendetta e non è quello che cerco io, non è quello che mi interessa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.